In Piazza Duomo con Marco Tirel, nato a Monfalcone ma cremonese di adozione, abiti qua dal 1990, 53 anni e come tutti over 50 siamo qui con Marco a passeggiare per Piazza Duomo, no? Ti capita spesso? Non spessissimo, però diciamo che ogni tanto girare in questa piazza è bello. Allora, spieghiamo questa premessa. Marco Tirel domani parte con la nazionale italiana over 50 di pallacanestro per difendere il titolo che hanno vinto, il titolo mondiale che hanno vinto lui e i suoi compagni 2 anni fa a Salonicco. Sì, partenza domani mattina a Malpensa, scalo New York e arrivo Orlando in serata, diciamo. Primo avversario è Panama, quindi sulla carta dovrebbe essere forse un'occasione anche per il nostro coach di mettere a posto determinate cose, visto che non ci siamo mai, quasi mai trovati quest'anno, quindi ognuno si è allenato per conto suo. Una realtà vincente, quella della nazionale over 50, come detto campione del mondo in carica dopo i mondiali vinti a Salonicco 2 anni fa. We are family è come noto lo slogan di Vitali, Cousin e compagni. We are parents è quello della squadra del nostro Marco Tirel. Autoironia prima di tutto, in fondo è solo un gioco, ma quando si scende in campo si dà il 100% e non si guarda in faccia a nessuno, che tu abbia 20 o 50 anni. Ognuno si arrangia come può, nel senso che trova da giocare, ha il campetto, va in palestra, corre soprattutto, perché Coach Bucci vuole gente che pedali, quindi non vuole vedere gente che cammina, ma è giusto così, perché comunque lui ha sempre detto che dobbiamo divertirci, ma farlo da professionisti. Marco gioca ancora per passione nella Leon Basket, squadra cremonese del campionato promozione. Inoltre, fino all'anno scorso, ha allenato in Serie D la Tazio Magni Gussola, squadra a Casalasca. Si gioca una pallacanestro completamente diversa. Si schiaccia? Beh, Solfrini lo fa ancora, anche un 360, quindi a 56 anni direi che la cosa è invidiabile. Il schiaccia. Tirel, sì. D'altronde è così che i giocatori della nazionale over 50 si tengono in forma. Tempo per allenarsi insieme, pochino. Questo gruppo è nato nel 2007 con gli europei di Pesaro, dall'avvento di Bucci. Però ne è nato un gruppo inscalfibile. La squadra dunque, allenata da Alberto Bucci, è composta da ex campioni come Mario Boni, Fausto Bargna, Roberto Bullare e Marco Solfrini, partirà domani per Orlando, Florida. Il mondiale si svolgerà all'interno di Disney World. La squadra da battere? Diciamo che la Serbia è una nazionale, la Croazia, che si allenata da Toni Kukoc, si presenta là con un discreto giocatore come Stojko Vranković, che sarà anche cinquantenne, ma un 2-18 sotto canestro allenato fa sempre paura. E poi gli Stati Uniti hanno una buona squadra, so che si sono allenati. L'Ucraina si presenta con Sasha Volkov, ex Atlanta Hawks, ha vinto qualche medaglietta in giro, Olimpiadi e così. Quindi diciamo che la concorrenza si sta alzando. E diciamo che adesso io, facendo i debiti scongiuri, diciamo che la squadra da battere per il momento sono i campioni del mondo.